Come vedete l'opera è quasi ultimata, mancano pochissimi dettagli, c'è solo il viso che deve essere ripreso in una tonalità più scura, questo diciamo che era all'incirca per inquadrare le tinte e la figura per poi rifinirla con gradazioni più scure, e mentre tutto lo sfondo è quasi del tutto ultimato. Cerco di spiegare come ho interpretato l'opera. È come se ci fossero due livelli, quello della foto originale da cui ho tratto l'opera e la mia interpretazione, che chiaramente è pop art. In alcuni punti è come se io avessi strappato il mio layer, e questi sono diciamo le riquadrature, la bordatura in nero sta a significare come se questo fosse lo strappo, il punto dello strappo. Lascia intravedere un pochettino del sottofondo arancione originale che mi va a contrastare il personaggio, cioè cerco di farlo risaltare quanto più possibile. Considerate che l'immagine originaria da cui è stato tratto questo dipinto è un qualcosa di molto piccolo, sarà un 2,5 per 5 centimetri, quindi il personaggio l'ho dovuto interpretare in altre foto per cercare di tirare fuori quelli che sono i suoi lineamenti principali, altrimenti non riuscivo a tirare fuori qualche cosa di credibile nel viso. Quindi diciamo che questa in linea di massima è stata l'interpretazione di questo dipinto. Non ho altro da dirvi se non, come al solito, se vi è piaciuto il filmato, di lasciare un like nella parte sottostante del video. Se volete rimanere informati su quelle che sono le mie successive pubblicazioni, vi potete registrare al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook, al mio profilo Facebook o al mio profilo Instagram. Vi auguro una buona giornata
e alla prossima. Ciao.